Rieccoci in studio, abbiamo cambiato gli ospiti, abbiamo alla mia sinistra Lido Martellucci, presidente regionale del tiro a segno, e poi abbiamo una campionessa in erba, possiamo dirlo, e adesso non ricordo il nome, quindi Eleonora Mazzoccoli, giusto? Sì. Perfetto. Innanzitutto Lido, buonasera. Buonasera. Presidente, innanzitutto cosa si occupa in realtà la vostra pratica sportiva? Allora, come sportivi noi dobbiamo precisare una roba. L'Unione Italiana Tiro a Segno, primo di tutto, è un ente pubblico e una federazione sportiva riconosciuta dal CONI. Ente pubblico perché siamo gli unici autorizzati a poter rilasciare maneggio armi a tutte le guardie giurate e a tutti gli operatori che operano con armi, vigili e roba del genere. E poi siamo una società sportiva dove diciamo che in Friuli abbiamo abbastanza belle realtà. Questa è il fiorellino all'occhiello che è venuto appena fuori adesso. Ma in Friuli abbiamo avuto quattro campioni, quattro olimpionici, cominciando quindi da Tondo. Terra fertile, insomma. Sì, da quel punto esatto, di vista. Una terra veramente buona. Adesso era un po' di tempo che si era fermi e si spera di tornare avanti. A tornare ad alti livelli, certo, no? Certo. Nel 2001, se non ricordo male, la legge Meandri ha un po' diviso la federazione di tiro a segno in maniera diversa. Esatto. Rispetto al 2001 è cambiato qualcosa per, diciamo così, i comitati regionali? Cioè è migliorata la cosa oppure diciamo c'è stato un decremento? No. Non è migliorato niente, perché dal 2001, specialmente noi parliamo della mia federazione, siamo stati levati fuori dai giochi della gioventù, non facciamo più parte. Infatti noi facciamo un campionato giovanissimi, lo facciamo apposta, perché sono ragazzini di 10 anni che possono incominciare a lavorare. E questo forse è un motivo per cui vi siete affiliati anche a un ente di promozione sportiva? Esatto, come per poter promuovere, perché noi nelle scuole facciamo una fatica enorme ad entrare. Oggi abbiamo una facilità di poter entrare per un semplice motivo, perché non adoperiamo più la solita arma d'aria compressa, ma è un giocattolo, riconosciuto giocattolo, però per me rimane sempre un'arma, perché sembra una carabina, sembra una pistola, però abbiamo simulatori, praticamente viene fatto tutto sul computer. Ah, quindi è anche divertente. È divertente, però che non venga preso come gioco tipo i baracconi, diciamo, perché sai, è il computer. Sì, beh, è chiaro. No, perché questo qua ha la possibilità di poterti far vedere in quale momento sei più emozionato, perché ti dà i battiti del cuore, ti dà tutta... Quindi è uno strumento diciamo, ad alto livello, sì. Sì, certo. Sì, a tutti i propri però livelli, i ragazzini per misurare anche le prestazioni a questo esatto, punto. Esatto, perfetto. Tu sei al terzo mandato, no? Come presidente. Questo è il terzo mandato. Quali sono state le difficoltà maggiori, diciamo, gli ostacoli più difficili che hai dovuto affrontare e magari anche le soddisfazioni che hai ottenuto? Ma ecco, più che difficoltà non ne ho avute tante. Cioè difficoltà all'inizio, come tutte le cose, quando non conosci, ma delle soddisfazioni sì, tante. E quali, ad esempio? Tutto. Ripartiamo dal fattore che noi come regione siamo molto piccola, io lavoro con 5 sezioni, che poi non sono 5 che lavorano col settore giovanile, perché è quello che seguiamo, ma sono solamente 3 che lavorano col settore giovanile, perché purtroppo Trieste e Cividale non ha ancora settore giovanile, stanno incominciando adesso. E ci qualifichiamo sempre, grazie alle prestazioni di questi ragazzi, ci qualifichiamo sempre per la finale del trofeo delle regioni, che partecipano 8 regioni in tutta Italia. Quindi un successo... E quello lì è un grandissimo successo, infatti dalla nostra federazione, dal nostro presidente, siamo presi proprio come fiorellino all'occhiello. Sì. E questo qui sono contento. Invece Eleonora Mazzoccoli è vice campionessa italiana di pistola sportiva 25 metri, mi pare, sì. No? Eleonora, da cosa deriva questa tua passione per questo sport? Ti hanno coinvolto nelle scuole, come dicevamo prima, o hai avuto altre, diciamo così... No. Mio papà è carabiniere, per cui comunque ero sempre vicino a questo mondo. E poi anche mia mamma, che era sempre, anche lei è stata interessata a questo sport, però credeva fosse più che altro aperto solo
i maschi? No, più che ai maschi, proprio alle forze dell'ordine, che comunque non aperte ai civili. Quando invece ha scoperto che era aperto, diciamo, anche alle persone normali, e, ha iscritto mai mia sorella, appunto, e ci ha avvicinato lei a questo sport. Anche, sì. E da quello che mi dicono, sei già nella rappresentativa allievi e hai avuto anche qualche convocazione in nazionale, no? Sì, quali obiettivi adesso ti poni dopo queste convocazioni? No, adesso per quanto riguarda la nazionale juniores, spero di arrivare agli europei di pistola sportiva e più avanti, insomma, di avere risultati di alto livello. Vuoi chiedere qualcosa? Eleonora, quanto tempo ti toglie la preparazione a questo sport? Per una ragazza, sì, sei giovane, 17 anni, come la vivi? Oh, la vivo, Dio, è impegnativo perché... Però, diciamo, per me è anche un modo per rilassarmi, pur essendo un impegno è impegnativo, per me è come un modo per rilassarmi, nonostante lo prenda sul serio, è un modo per rilassarmi, per diciamo, prendermi il mio momento dove riesco a rilassarmi, a staccare da tutto il resto. Un po' dalla realtà. Sì. Bene, dobbiamo parlare un attimo di calcio amatoriale, lanciamo un servizio di calcio amatori, la partita è CDU Pitbull, il servizio è a cura di Gianni Maldera. Siamo con Victor Tosorati, diciamo una delle pedine fondamentali per questa vittoria del CDU Calcio? Beh, insomma, abbiamo fatto quello che potevamo, insomma è andata bene, quindi siamo contenti, dai. Diciamo pure che nonostante il risultato vi abbia premiato 6-3 risultato finale, però è stata una partita che fino a un 10 minuti, 12 minuti dalla fine era sempre aperta. Infatti era molto equilibrata, se loro sono una buona squadra, comunque noi abbiamo sfruttato di più le occasioni, diciamo. Ecco. Due punti che vi portano esattamente a pari con loro, quindi prospettive future? E abbiamo grandi ambizioni, no, a parte gli scherzi. Sì, noi siamo contenti perché normalmente non arrivavamo così in alto in classifica, quindi siamo contenti anche perché oggi mancava Scialino Andrea, che è il nostro bomber, e quindi insomma l'abbiamo degnamente sostituito. Senti, analizzando un attimino velocemente tutta la gara, secondo te qual è stata la chiave vincente vostra per portare a casa i due punti? Ma sono stati due gol che abbiamo fatto nel secondo tempo che hanno sbloccato un 1-2 che li ha, diciamo, annichiliti. Ecco, lì abbiamo sfruttato quelle due occasioni lì e praticamente la partita si è chiusa. Poi abbiamo un po' rischiato alla fine, ma diciamo che direi che tutto sommato abbiamo meritato di vincere, non di tanto, non di 6-3, però tutto sommato abbiamo meritato. Senti, calcisticamente parlando, ti ho fornito un assist per farti dire quanti gol hai segnato. Ma sai che non lo so, mi pare due o tre, mi pare, non saprei dire, non li conto. Molto male, comunque 6-3 il risultato finale, complimenti, ti lascio andare adesso. Grazie. A festeggiare con grazie, noi. Grazie a voi, Mandy. Grazie. Siamo con Burelli Silvio, il portiere di questo Pitbull che esce battuto per 6-3 il risultato finale. Cosa è successo? Niente, abbiamo preso quell'1-2 in 3 minuti e giustamente nel calcetto quando subisci due gol poi cerchi di rimontare e niente, loro poi hanno fatto il terzo. Senti, abbiamo visto appunto la partita è stata in bilico fino a un 10 minuti circa dalla fine, no? Poi c'è stato la partita per voi ha preso una brutta piega, secondo te in che cosa avete mancato? Ma come sempre nel calcetto chi praticamente sfrutta bene gli episodi vince, purtroppo noi abbiamo preso due palle anche alla fine, e due occasioni sbagliate e loro sono stati fortunati che hanno avuto quel gol non gol, che però beh, ormai non interessa e poi ovviamente quando ti sbilanci hanno preso due contropiedi, hanno fatto due gol. Tutto. Guardando la classifica siete a 14 punti, loro vi hanno agganciati, siete in linea con le vostre ambizioni? Sì, assolutamente sì. Veniamo qui prima cosa per divertirci e quella è la cosa più importante, ci stiamo divertendo, se si vince meglio, se si perde si va a bere tutti insieme lo stesso alla fine. Perfetto, io ti ho dato solamente un assist per rimarcare quello che deve essere lo spirito nel calcio amatoriale, o a 5-11. Sì, penso anche a livello professionistico deve essere così, quindi noi la viviamo così. E spero che sia anche per gli altri, per gli avversari e per tutta la Lega Collinare. Complimenti per le parate, ma soprattutto per questo tuo pensiero. Grazie, vi ringrazio a voi per l'opportunità di aver parlato. Bocca al lupo. Crepi. Rieccoci in studio. Presidente, ci sono più discipline, diciamo, nel tiro a segno, no? Sì. Quali sono, ad esempio, quelle olimpiche? Perché... Allora, nelle olimpiche diciamo che nella carabina sono tutte e tre, cioè la carabina 10 metri,
carabina a 50 metri a terra e la carabina a tre posizioni, che vengono fatte 20 colpi a terra, 20 in piedi, 20 in ginocchio. A livello regionale, a livello nazionale sono 120 colpi, sono 40, 40 e 40. E le strutture invece qui ci sono per poter, sì, praticare ce ne questo sono, sport? E vi posso dare una notizia, una news, fresca, una robettina bella, fresca. Abbiamo ricevuto ieri i disegni, siamo dietro a programmare un poligono di Udine, ad ingrandirlo per arrivare fino a livelli internazionali. Quindi verranno, c'è un progetto, sì, verrà, sì, diciamo, ampliato. Ambizioso, se sì, vogliamo, esatto, dal sì, punto di vista. Verrà anche ampliato, verranno, da oggi che sono 16 linee di 20, dei 50 metri, verranno portate a 47 e l'area compressa verrà portata su 50-55 linee. Eleonora invece dove si allena? Come io mi alleno nella sezione di Udine. Ma tu fai solo pistola 25 metri o pensi di fare altre discipline? Faccio le due specialità per le donne, che sono possibili per le donne, di pistola P10, che sarebbe l'area compressa ai 10 metri, e pistola sportiva ai 25. Presidente, un'ultima domanda. Quanti iscritti conta il vostro comitato regionale? Il nostro comitato regionale giriamo dai 6.000 ai 6.500. Quindi un notevole numero, sì. Però fanno parte delle forze dell'ordine, fanno in questo anche senso. Parte delle forze dell'ordine. E di diciamo, civili quanti sono come civili, diciamo? Come no, come, persone agoni, al di come fuori? Agonisti dovrebbero essere circa 100, 125, 130 di pistola e un 110 di carabina. Oltre a Leonora, chi c'è, diciamo, dietro l'angolo che potrebbe dare soddisfazione? Ecco, al, c'è un'altra al ragazzina Friuli, che è di Tolmezzo, che è la Coppetti Jasmine, che è già in nazionale con lei. Bene, abbiamo chiuso anche questa trasmissione, ringraziamo Lido Martellucci e Leonora e vi diamo appuntamento alla prossima settimana. Naturalmente un grazie anche a Martina che ci ha seguito. Grazie e buona serata.